Ok, raggiungi gli altri e fatti aiutare. Sii prudente, non sappiamo ancora con che cosa abbiamo a che fare, ma sembra grosso e quando qualcosa di grosso ti attacca fa male. Beh, di sopra stava succedendo il finimondo. Chissà che cosa hanno combinato. Intanto noi siamo qui, in questo condotto fognario, in un dedalo di cunicoli e stanze dal dubbio aspetto. Ok, purtroppo siamo anche quasi agli sgoccioli di questo gioco fantastico, credo il migliore mai realizzato su Ghostbusters. Peccato, perché se fosse stato leggermente più lungo, più longevo, sarebbe stato davvero un piacere. Ma ci accontentiamo perché è davvero... cioè, ci accontentiamo no, in effetti è stato gradito da tutti, quindi altro che ci accontentiamo. È piaciuto. Ma appunto, se fosse durato leggermente di più, non avrebbe fatto del male a nessuno, anzi, avrebbe fatto la gioia di tanti fan. Vabbè, vabbè, comunque... c'è un manufatto anche da queste parti. Ecco, lì dove il ragnetto va a sinistra, noi andiamo a destra per raccogliere il manufatto. Che è lì in fondo. Ecco. Vediamo di che si tratta. Timone del relitto d'alabastro, circa 1796. Il relitto d'alabastro sparì insieme a tutto l'equipaggio mentre trasportava un carico non meglio specificato da Zanzibar. Il giornale di bordo testimonia i timori e i dubbi del capitano Alfred Guster. La ciurma è inquieta. Da sotto coperta si sente cantare giorno e notte. Ma non c'è nessuno là sotto. Ho deciso che stanotte getterò in acqua le strane casse dell'albanese. E se si azzarda a protestare... butterò ai pesci anche lui. Bello, bello, l'ho immaginata la scena. Di notte, durante una tempesta, il capitano che scrive sul diario di bordo. Bello, bello. Allora, i ragnetti in questi spazi angusti appariranno anche più avanti. Bisogna stare attenti perché non c'è abbastanza spazio per schivare. Ce l'ho anche dietro, Mi sa di sì. Sì, ne avevo uno dietro. Allora, dimmi che sono finiti. Ok, perfetto. Non è l'unico posto angusto in cui combatteremo questi maledetti. Ce n'è un altro un po' più avanti. E vi ricordo che qui siamo soli, quindi perdere significa fare game over, fallire la missione. E noi non vogliamo fallire la missione. Eccoli, piccolini. Vabbè, qui abbiamo tanto spazio per poter combattere, quindi tutto a posto. Magari se mi sposto a destra e a sinistra riesco a schivare tutto per bene. Perché ho spazio per farlo, sì. Il problema verrà dopo. Già, tra non molto. Allora, abbiamo un salone intero ripieno di melma nera. Ovviamente è troppa per poterla bonificare così. Non ce la possiamo fare. E siamo ufficialmente chiusi dentro. Perfetto. Beh, dobbiamo trovare un altro modo per far defluire tutta questa melma. Vediamo. Sì, fai defluire la melma nera dalle gallerie delle catacombe. Perfetto. Un po' lentino, Ma forse riesco a farlo anche col flusso di cattura, vediamo. Sì, ha funzionato. Ok, mentre questa roba qui defluisce, scanner alla mano perché ci sono delle nuove entità da scansionare. Però intanto io chiuderei qualche portale, già che ci sono. Ok, beccato. Allora, io sconsiglio di andare di sotto, perché potreste pensare di avere più spazio. In realtà, se scendiamo nelle catacombe, diventiamo veramente merce nelle mani dei ragnetti. Perché ci sono un sacco di portali lì sotto. E non mi sembra il caso di scendere.
qui abbiamo comunque abbastanza spazio di manovra. Vediamo se l'ho scansionato per bene. Sì, a breve leggiamo anche la sua scheda. Ma dovrebbe essercene un altro di Golem, e infatti sta salendo. Intanto io da qui provo a chiudere qualche altro bel portale. Ah, capolinea, non posso andare oltre, perfetto, ok. Mi conviene spostarmi, ma non scendere. Ma guarda, per me puoi anche restare giù, ti innaffio dall'alto. In effetti, distruggendo i golem dovrebbero chiudersi anche i portali. Cazzo. Perfetto, ok. Si chiudono? Si chiudono da soli? Sì, si stanno chiudendo, perfetto. Ma abbiamo un manufatto da raccogliere. Allora, qui abbiamo abbassato il cancello, quindi effettivamente non possiamo passarci. C'è un manufatto un po' infimo che si nasconde qui in questi condotti e che si perde molto facilmente. Vediamo, scanner alla mano, soffia melma pronto. Qui sarà un casino combattere perché siamo veramente molto stretti. Allora, il nostro manufatto è dall'altro lato del cancello, che si è chiuso, quindi in effetti non possiamo recuperarlo da qui. Ma dobbiamo aggirare la barriera. Come si fa? Allora, destra. E poi ancora. Che succede? Ancora destra. Perfetto. Sì, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ecco qui. Riconoscete il condotto da questo residuo sul muro. Ok? Attenzione, perché una volta perso qui non abbiamo possibilità di tornare indietro. A un certo punto queste catacombe vengono chiuse e non possiamo tornarci. Ecco qui, un manufatto proveniente dal futuro. Circa 2008. I seguaci di Shandor, che cercavano manufatti provenienti dal futuro in grado di rivelare quale sarebbe stato l'esito dei loro piani di distruzione del mondo, trovarono solo questo patetico tentativo di marketing incrociato. Il film però è fantastico. Disponibile ora solo in DVD. In effetti, proveniente dal futuro relativo, cioè rispetto agli eventi del gioco, perché è ambientato nel 91. Ok, anche se il gioco nella nostra linea temporale, quella reale, è uscito nel 2009, questo, tra il 2008 e il 2009, sì, questo gioco è ambientato nel 91 e il DVD è uscito, insomma, è finito sul mercato soltanto nel 95. Intendo il DVD come supporto, non quello dei Ghostbusters, proprio il DVD, il supporto DVD. Nel 95, 90, sì, credo che fosse quello più o meno il periodo, quindi per loro, dato che si trovano nel 91, questo manufatto viene dal futuro e per di più poi questo disco in particolare viene dal 2008. Cioè quello che abbiamo raccolto viene dal 2008. Ok. Porca miseria. Troppi ragni, troppi. Io non voglio restarci secco qui sotto. Ecco fatto. Ok. Dimmi che è finita, per favore. Nel maniera. Ok. Va bene. Perfetto. Questo è chiuso, quindi dobbiamo andare avanti. Sì. Iniziamo a risalire, così raggiungiamo gli altri. Di qua è chiuso.
perfetto, stiamo andando nella direzione giusta, immagino. Ok. Ehi, recluta, sono rinchiuso in un posto buio. Posso a malapena muovere le braccia. Riesci a trovarmi? Arrivo, ragazzi. Ti stai avvicinando, i rumori si fanno più forti. Mi sei sempre piaciuto, più di quanto piacessi agli altri. In che senso, scusa? Cioè, gli altri mi trovano a malapena tollerabile? Abbiamo dei residui. Continua a cercare, amico. Devo essere qui da qualche parte. Mi sa che sei qui. Vergine di Norimberga. A kind of, non è esattamente lei, ma sì, grosso modo, sì. Ehi, qua dentro, dammi una mano. Ehi, grazie amico, stavo diventando rachitico là dentro. Beh, ci credo. Questo posto ha un aspetto piuttosto cammino. Ray sarebbe ridacchiato. Tutta quella melma umorale doveva venire da qui. Beh, devono averla pompata da qui, dritto dritto nelle fogne. Ok, da queste parti... Ora troviamo Igor, poi penseremo a Peter. Da queste parti c'è anche un altro manufatto. Però dobbiamo salvare un secondo Egon. Sì, è in quest'altro salone il manufatto. Perfetto. Cos'è questo posto? Bel casino. Ma sarà complicato orientarsi questo marasma di macchine. Ok, ecco qui. Barattoli canterini, cos'è? Melma canterina. L'origine di questi barattoli colorati di melma è ignota, ma è poco probabile che siano pericolosi. Dei barattoli che cantano a cappella. Ma andiamo. Beh, in effetti non sono affatto pericolosi, anzi sono carini. Dovrebbero metterli in vendita su Amazon. Caro Amazon, se ti ho dato l'idea giusta del secolo, aspetto il tuo bonifico. Per le provvigioni. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' dov'è il nostro caro Egon. Qui non si passa, quindi vabbè. Potrebbe tranquillamente abbassarsi il nostro personaggio, ma evidentemente mi costa troppa fatica, vabbè. Qui non vedo se c'è in maniera o meno. Ok, saliamo su per queste scale e ci arriviamo da sopra. Gli adepti di Shandor facevano qualche esperimento folle qua dentro. Ci sono tanti tipi di melma blu, rosa, gialla, ma ogni fantasma qui è coperto di melma nera. Che cosa la gente? Da dove viene? Bella domanda. Ah, però lì c'è una parete intera di melma nera. Ah, era ovvio, era scontato che si aprisse un portale qui. Allora, io corro a chiuderli. No, non ci credo. Grazie, caro. Siamo in due, quindi dobbiamo stare molto attenti perché... Essere morti per 80 anni non ha giovato all'umore di questi tizi. Stammi vicino, Zed, non vorrei... Non so chi di voi mi abbia sbattuto in quella casa, ma esigo delle scuse! Hai scelto la parte sbagliata, fantasma. Non c'è qui Shandor ad aiutarti, eh? Beh, no, ma dobbiamo comunque stare molto attenti, Zed. Non mi sembra una buona idea provocarli. Ci sono ancora troppi maledetti portali, secondo me, aperti in giro. Beh, iniziamo col friggere. No, più che friggere, con l'innaffiare questi tizi. Dai, non mi scappare. Ah, buon Dio. Fuori uno, ok. Non vedo Zed. Zed, non so dove sei. Eccolo. Fuori un altro. Ci siamo. Eccoti! In arrivo! Speravo di schivarlo con una piroetta, più o meno, e invece... Ma se scendessimo di sotto per controllare se ci sono dei portali... O ci basta ammazzare questi qui?
sopra di me. No, non è vero. Ah, Zed a terra, Zed a terra. C'è qualcuno? Ti ho visto? Credo. No, non è vero, non ti ho visto. Sono ferito! Zed, non ti trovo! Porca miseria. Sì, vorrei aiutarti, ma non ti trovo, maledetto, no! Qui rischiamo grosso, mannaggia. C'è qualcuno? È di sopra, è per forza di sopra. Benedetto Zed. Ok, ok, eliminiamo sta roba perché non ci voglio finire con i piedi dentro. Sì, è di sopra. Raga, è di sopra per forza. Possiamo farla finita, per favore. Sono le azioni che alzano il giudizio sul tuo rendimento. Sono sicuro che ti sei fatto notare al quartier generale. Cosa combinano gli spettri qui? Capisco la faccenda del mandala uguale immortalità e potere, ma cos'è tutta questa scienza della mente? Zed, sono contento che tu stia bene. Dove si va adesso? Di sotto di nuovo? Ok, ti seguo. Quest'isola deve trovarsi proprio sopra un portale interdimensionale. Ah, quindi tu dici che la estraggono... Credo di sentirvi, ragazzi. Sì, questo sembra il mio equipaggiamento. Siete vicini. Quindi la pompano fuori dal portale. Tirami fuori da qui. Non voglio essere divorato dalla mia maniera. Resisti, Egon. Stiamo arrivando. Ah, è lì, eccolo. Grazie, influirà positivamente sull'analisi delle tue prestazioni. In genere trovo stimolante trovarmi a stretto contatto con la muffa, ma devo dire che così è troppo. Avete visto Magma? Ecco, veramente... Lo avete cercato? Ecco, veramente... Il rilevatore indica che è da qualche parte in questa direzione.